Intanto io oggi ho realizzato il mio sogno, poter stare accanto a Vittorio Sgarbi. Anche il mio sta diventando sotto gli occhi del marito, quindi. Sotto gli occhi del marito. Con ancora più divertimento. Sì, sto facendo l'intervista adesso. Un bellissimo. Dimmi. Quando è che si è azzuffato in uovo? Beh, capita, è vero, Mussolini non c'è più adesso lì. La troverò ancora. Mi piace quando si. Un attimino. Questa sera un bellissimo evento culturale, un viaggio, un bellissimo viaggio nell'Italia delle meraviglie. Ci vuole parlare? Sì, un viaggio di un libro che è nato in modo preterintenzionale, nel senso che dopo tanti libri e uno, l'ultimo, il penultimo, sulla mia vicenda milanese, si è pensato di ripubblicare delle mie pagine d'arte, ma invece che dei saggi, dei viaggi. E un ricercatore ha trovato circa 40.000 articoli o scritti o pagine e ha fatto un'antologia che io poi ho verificato, ho integrato, e che è questa, nell'arco di circa 40 anni, un po' meno di 40 anni di viaggi in Italia. L'abbiamo chiamata l'Italia delle meraviglie, e una cartografia del cuore, perché non è un viaggio come sarebbe sistematicamente da nord a sud con le tappe necessarie dei grandi viaggiatori, è un viaggio capriccioso in diverse parti d'Italia, ovviamente anche in Sicilia, ma anche in Romagna, in Puglia, in Friuli, a Trieste, in Piemonte, con molte opere che magari non hanno l'importanza assoluta che hanno altre, di cui però tanto si è detto e parlato, e quindi c'è questa dimensione un po' capricciosa e rapsodica che rende il libro integrativo di un libro di viaggio in Italia, così come altri ve ne sono, con tappe spesso non conosciute e con suggestioni di viaggio che vengano indicate a qualcuno che lo usi come una guida integrativa della guida d'Italia, insomma. Quindi questo è il senso del libro. Oggi tra l'altro abbiamo avuto anche la strana circostanza. Vieni qua, torna. Sì. Fantastico. Però sto finendo l'intervista. Una cosa con me non mi sì. Una circostanza singolare, cioè che il libro, nell'organizzazione molto ben fatta a Castello Udveggio, con tanti rotoli, non c'era. Il libro non c'era. Non c'era? Non c'era, non si sa. Perché sono organizzato. Come mai non c'era? Dicono che la colpa è tua, però. Ah, la colpa è mia, perché dovrei venire qua. Gratis, devo portarmi anche il libro dietro in un carrettino. Sì. Invece ho dovuto organizzare. No, l'organizzatore non sono io, quindi chi organizza deve premurarsi. Come mai la scelta di presentare questo libro qui a Palermo? Non è una scelta mia, io sono generalmente disponibile, e se non fossi circondato da Inetti, uno dei quali è Ippolito, non mi troverei in queste circostanze, che poi io rimedio, ma è evidente che se tu vai a presentare un libro perché qualcuno te lo chiede e si premura di trovare il libro. E non c'era. E invece no. C'era una grande organizzazione, c'era addirittura la targa d'onore con scritto libro presentato, sì. Ma il libro non c'era. Però lo compreremo lo stesso. Se sembra che si trovi, perché ormai sarà esaurito. E poi in realtà uno va perché pensa che con tante persone che si ritrovano, una quota di persone acquistano il libro. Tutto questo non c'è stato, quindi. Critico d'arte, gioia. Professore di storia dell'arte. Politico, così mi confonde, storico dell'arte, personaggio televisivo, qual è la cosa che le piace più fare? Ma non faccio molta distinzione dei ruoli, devo dire, una cosa che mi è stata rimproverata, ma perché non hai continuato a fare critico d'arte? Ho continuato a farlo, perché hai perso tempo in televisione? Ma no, non ho perso tempo, è l'idea di vite separate, una in contraddizione con l'altra, mentre invece, forse un po' come era per D'Annunzio, io vedo ogni azione della mia vita come collegata all'altra e intrecciata. Naturalmente se uno vuol fare soltanto lo studioso si concentra e tutto il suo tempo lo dedica agli studi, se uno fa altre cose è vero che una parte può portare via tempo all'una, e però nella visione complessiva uno ha una rappresentazione della sua personalità, della sua psicologia, le quali... Buonasera. Anche in cartolina avrà il suo fascino. Non lo porto la cosa. Professore Sgarbi, non commuova, che poi si fa di perché no? No, no, dico non la porto. Perché la scelta di essere sindaco? No, non l'ho scelto io, neanche quello fa parte di quindi una scelgono tutto, attività politica.
che comunque ho fatto, nella quale si può presumere che io possa accettare la proposta che in effetti è venuta di fare il sindaco, per cui avendo deciso di fare politica tanti anni fa ho già fatto il sindaco nelle Marche e un rappresentante politico di Salemi mi ha chiesto di candidarmi in un momento tra l'altro favorevole, perché io avevo appena litigato con la Moratti e quindi avevo appena finito l'esperienza milanese ed effettivamente ero, dico, disoccupato politicamente, quindi hanno avuto l'intuizione questo amico che mi ha chiamato di farmi fare una cosa nel momento in cui potevo farla, e quindi è nata questa esperienza che poi è partita e io ho interpretato in un modo molto convinto, e anche avendo davanti a me sia la ricostruzione del paese dopo il terremoto, che è un obiettivo importante, sia il centenario del 150° dell'Unità d'Italia. E infatti e lei porterà anche il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica viene l'11 maggio e la sua presenza serve a indicare un principio generale per l'Italia, che è quello appunto dell'unità d'Italia come valore, ma anche che tutto questo parte dalla Sicilia e parte in particolare da Salemi, come prima capitale d'Italia dove Garibaldi ha iniziato il suo viaggio e la liberazione delle città italiane dal dominio straniero. E quindi da questo punto di vista la presenza di Napolitano è importante, anche perché ci dà la primazia, il punto di partenza, l'inizio, no? Il battesimo del 150°. Un'altra domanda, Vittorio Sgarbi come vede Palermo? La vedo come una donna che ha fatto dei cattivi incontri. Bravo, bravo, complimenti. Un'ultima domanda questa volta. Un'ultima domanda. Non come te, è stata fortunata tra tuo marito e me, cioè due ragazze. Ma una che invece trova un prosseneta, uno stupratore, una. Come Moll Flanders, capito? Come Moll Flanders che ha trovato. Ancora un sogno non realizzato? Il sogno del cassetto? Non te lo posso dire. Te lo dirò dopo. Va bene, grazie. Io ho pure un sogno nel cassetto, glielo posso dire. Lo dopo, me lo dici subito. No, io glielo voglio dire adesso. Dimmelo. Allora, io sono una pittrice. Ah, beh, sì. Già questo sì. Ascolta. Vorrei un giorno poter avere lei nella mia personale di pittura. Vabbè, mandami il tuo, poi dirò i miei dati. Ho telefonato a Roma. Sì. E gli ho detto, grazie, e gli ho detto ci possiamo sì. Scusami un attimo, il tempo che saluto e poi lo saluto anch'io. Possiamo essere d'accordo, ma tu ci devi proporre. Il saluto non lo posso perdere. Deve essere un comitato di politici virtuosi. Lo faremo. Ciao, un bacione. Allora, posso dire? Sindaco di Palermo, scambiatevi i telefoni con lui. Sindaco così. Di Palermo, sì. Sì. Io così ci vediamo più spesso. Certo. Dai. Sarà allora, grazie per questa bella emozione. Sì. Una bella ragazza davvero. Grazie. Aspetta che non fa la foto. Io sono un gestorino. Come farai senza di me adesso? Ah no, non lo so. Ti sognerò la notte. Aspetta che se lo dobbiamo mettere. Se sempre, lo diciamo sempre a tuo marito. Non mi interessa. Se abbiamo un marito che ci guarda. Non possiamo lavorare. No, lei gira con marito. Operatore video, che dove fa? Per guadagnare, per risparmiare, che già fa? È il suo operaio, lei è il datore di lavoro, lo fa lavorare. L'hai visto? È così. E io sono qua, sono vittima. Vittima, mi sa che è vittima. Sì, no, è tutto scritto. Oh, ti segno qua il mio. Ma una firma sua, una delle. Ma ti volevo segnare il mio. Sì. Aspetta. Molto bravo. Bravo. Ecco, la prossima volta che vieni a trovarmi, non ci sarà tuo marito. Guarda che casco, ragazzi, no, veramente mi crea dei turbamenti, non so bene come esprimermi. Grazie. No, posso vedermi separatamente, non è che lo voglio vedere lui, ma in momenti. Grazie. Te di pomeriggio, lui verso guarda sera. La professore, grazie. Vediamo. Vedi. 3 dalle 3 alle 5, lui dalle 5 alle 7.